decisi e concentrati, perché secondo me con la concentrazione e appunto la decisione si riescono a domare diversi tipi di attaccanti. Ma io penso che con il Crotone, fin quanto ho durato, penso di aver disputato una buona gara, come dicevo prima, di concentrazione e anche sotto il punto di vista fisico. Sì, durante la settimana qualche segnale in più l'avevo percepito, però questo non ha fatto sì che mi stravolgesse appunto la settimana, perché io ho sempre affrontato anche prima tutte le settimane nello stesso modo, con lo stesso impegno, la stessa attenzione e dando sempre il 120%, sia che fossi chiamato in causa o che non lo. È successo che nel girone d'andata mi sono fatto male nella partita col Crotone, dove ho avuto una lesione di secondo grado, tra secondo e terzo grado, del collaterale mediale al ginocchio, e ho perso 12 partite per appunto questo infortunio. Sono rientrato disponibile nella partita di Cesena al Manuzzi, e da lì ho ripreso comunque gli allenamenti e ad essere disponibile agli ordini di mister Nicola, che giustamente in quel periodo ho preferito altri. Per me, secondo me, appunto in quel momento la squadra stava girando molto bene, i risultati c'erano ed era giusto magari che giocassero altri compagni. Forse un po' alla fine ne ho risentito, perché i risultati incominciavano a non arrivare più, e mi sarei aspettato una chiamata in causa, via, giusto anche per far respirare. Ma io ho avuto delle richieste, e magari anche se non sono uscite sui giornali, tramite il mio procuratore delle richieste ne abbiamo avute sia in Italia che all'estero, però io qui a Bari sto veramente bene, la mia famiglia e i miei bambini si sono adattati molto bene, e allora ho detto, sapendo che il mister Nicola sarebbe stato sostituito, dico resto, mi gioco le mie carte, perché la professionalità e l'impegno secondo me alla fine va. Io, guarda, non so se lei si ricorda, io dissi in una delle prime conferenze che qua siamo tutti uomini e tutti lottiamo per lo stesso obiettivo, quindi è anche giusto che il mister venga messo in difficoltà tutte le settimane. Io dal canto mio so che mi sono sempre allenato bene, e a ogni allenamento sono sempre uscito a testa alta e stremato, per appunto mettere in difficoltà l'allenatore. Magari il mister Nicola non gli bastava quello che facevo, e magari il mister Camploni mi ha visto migliorato in alcune cose, ma io penso che anche con lo Spezia in casa, la prima partita con il Vicenza fuori casa in 10, col salvataggio di faccia sulla linea, penso che anche quelle siano state grandi prestazioni. Però, ripeto, la professionalità e il lavoro da una parte rischiano di pagare sempre, in questo momento mi sta ripagando. Non lo so, casualità, però, oppure da dietro trasmettiamo troppa grinta a quelli nei reparti davanti a noi, no, scherzo, pura casualità. Ora chissà che magari non ci scappi una conferma, sempre più da titolare fisso inamovibile, sembri a tuo agio nel nuovo gioco con Camplone. Ma diciamo che il mister sta utilizzando un metodo di allenamento che a me piace molto, perché l'intensità durante gli allenamenti è veramente altissima. E secondo me gli allenamenti sono figli delle partite, nel senso che se riesci comunque ad andare sempre al massimo, poi anche in partita lo riporti, e secondo me nelle ultime uscite che abbiamo fatto abbiamo dimostrato anche un calcio più propositivo, con palla a terra, gioco veloce a due tocchi. E sì, mi ritrovo in questo gioco, perché quello che vuole il mister è la semplicità e l'efficacia, nel senso di non strafare, giocare semplice al compagno più vicino e sempre mettersi a disposizione appunto dello stesso. Sicuramente questi li vogliamo anche noi.
perché noi quando scendiamo in campo scendiamo sempre per vincere. Adesso avete un trittico appunto importante, oltre Latina, Lanciano, Fernando, quindi occasione giusta per imparare dagli errori che sono stati fatti. Sicuramente sì, dovremo, come hai detto te, imparare dagli errori che abbiamo fatto, perché sono appunto errori nostri, di magari mancanza di in quel momento di una concentrazione massima, e quindi migliorare questi errori. Abbiamo commesso questi errori nel momento dove le cose ci riuscivano forse troppo facile, perché se riguardiamo a Pescara eravamo sull'1-1 in una situazione, in un momento della partita dove stavamo spingendo parecchio e stavamo mettendo appunto in difficoltà il Pescara. Col Crotone lo stesso, perché eravamo in vantaggio. L'ultima lo stesso. E quindi analizzando anche col mister abbiamo notato che nel momento dove ci sentiamo un po' più rilassati e vediamo che le cose riescono un po' meglio, tendiamo ad avere questi cali appunto di concentrazione. Il problema magari è anche che all'errore del compagno l'altro compagno non riesce a metterci la pezza. E questo che appunto dobbiamo migliorare, perché l'errore ci può stare da parte di tutti. Logicamente in fase difensiva risalta subito, perché come sbagli pigli gol. Però quello che dobbiamo e vogliamo migliorare è che nel caso ci fossero degli errori individuali, il compagno deve sopperire a questo e metterci la pezza. Guardiamo sul campo, noi a Brescia ci siamo salvati perché 48 punti li abbiamo fatti. Poi i problemi societari ci hanno un po' condizionato. Però guardandoci, cioè, pensandoci bene, può essere un modo per dire, noi comunque il nostro l'abbiamo fatto e possiamo dimostrare che siamo forti. E secondo me il segreto è che anche fuori siamo, non dico come lui, sembra mio fratello più grande, però siamo sempre insieme e c'è proprio un feeling anche al di fuori. E di Cissokò cosa ne dici? Tu hai giocato in Ligue 1, quindi sì, avrei avuto modo già di conoscerlo. Io l'ho giocato anche contro Cissokò quando lui appunto era un Hunter, e a me era sempre apparso un buon difensore laterale di spinta soprattutto. Logicamente fase difensiva nel calcio italiano è un po' diversa da quella. Ecco, come ti sembra questa versione parese Cissokò rispetto ai campi? Io ho visto una partita col Crotone che quando è stato chiamato in causa secondo tempo, secondo me anche fuori ruolo, perché ha giocato a sinistra, ha fatto molto bene, soprattutto in fase di spinta, ma anche in fase difensiva. E poi la partita di Avellino è stato, diciamo, più bravura di Tavano che non bravura di Cissokò, perché Ciccio Tavano ci ha fatto una carriera su quelle situazioni lì, perché come ha sentito respirare si è fermato al minimo contatto. Bravo lui, diciamo che dobbiamo far fruttare appunto il pareggio di Avellino andando a prenderci i tre punti subito nella partita di Latina, perché comunque davanti non sembra, ma stanno anche loro rallentando, tolto magari i Cagliari. E quindi guardandoci negli occhi ci siamo detto, raga, adesso è ritornato il momento di portarci a casa quello che ci spetta, e quindi è quello che vogliamo fare. Ma io comunque quando sono arrivato qua sapevo di non essere la prima scelta, e comunque ho accettato e molto volentieri, perché la piazza, la storia, quello vabbè, parla da sé. Però io sono sempre stato così, magari sono sempre partito un po' in sordina e poi mi sono fatto un po' valere e conoscere durante il tempo. Adesso sono sereno e continuerò a fare quello che ho fatto prima, perché chi ha visto tutti gli allenamenti, Fabio è sempre stato in panchina con la pioggia, dei schemi studiati col mister nelle varie sedute di allenamento sulle palle inattive, abbiamo le nostre giocate e quindi il mister vuole che saliamo insieme. Io ho fatto l'anno di Cesena, ho fatto 4 gol, ma noi siamo stati contenti per Ale, perché comunque
anche lui è uno che non si tira mai indietro, dà sempre il massimo. Ha sfruttato bene la sua occasione e adesso a maggior ragione si mette ancora di più in discussione per un posto da titolare.